sapere da qualche giorno fa abbiamo presentato per la questura che è un'autorizzazione per una manifestazione del 30 ottobre nella grande piazza di Brescia, si chiama Piazza Longo. Allora, fino alla partenza della manifestazione, da 8 giorni prima della partenza hanno dato l'autorizzazione per la sfilata dell'Alpina Piazza della Loggia e per noi dicono che non possiamo manifestare perché secondo loro che non siamo immigrati da Brescia è possibile per i cittadini bresciani quando che manifestano. Anche dicono che abbiamo i diritti da manifestare, ma però non possiamo essere tante. Abbiamo distribuito quasi 20.000 volantini a tutta la provincia di Brescia, la provincia di Verona e Vicenza, anche la provincia di Bergamo. Anche loro stanno ascoltando per la nostra pubblicità a radio, hanno fatto tutte le possibilità per chiamano le nostre consolate, il consolo di Egitto, anche di Pakistan, per l'associazione, anche le centri islamici a Brescia, per non vengono alla manifestazione, dicono a loro per la manifestazione non potrà essere perché c'è la sfilata dell'Alpini. Noi non abbiamo ricevuto niente. Allora, fino a giovedì hanno detto che possiamo fare un presidio attaccato della Piazza Loggia, che è una piazzetta, si chiama Piazza Robetta. Potremo fare solo un presidio, ma però non faremo un corteo. Allora, in quel momento lì hanno chiuso tutte le vie che vanno verso la piazza. Le persone che sono venute da lontani non hanno lasciato entrare nella piazza perché erano numerose. E poi noi abbiamo voluto fare un corteo dentro le vie della città perché che hanno chiamato i loro ordini di forza, non hanno lasciato che anche camminare qualche decina di metri per manifestare, perché ci sono alcuni di noi che sono stati molto coraggiosi, l'unica maniera per difendere per i loro diritti, anche per i nostri diritti, sono stati molto coraggiosi, hanno sceso, hanno scelto per salire nel gro che era attaccato nella via di San Faustino. È uno che sta male, è un po' malato, e altri abbiamo parlato perché su non c'è più spazio per tutti, certo. E dava fastidio per tutti. Allora loro hanno pensato, loro se rimaniamo qua i pochi possono essere più comodi, certo. Per quello uno che non sta male proprio, per quelli sono arrivati altri tre o cinque, sono appena arrivati sotto. C'è la pioggia, è un tempo brutto, ci sono determinati che finché non abbiamo una risposta giusta, positiva, stanno lì.